Io mi trovo molto imbarazzato perché, se devo essere completamente sincero, non sono mica molto ricettivo, sai, sulle espressioni realizzate, materializzate, che sono la testimonianza della visione della vita di un altro autore. Mi sembra di capire molto poco, di ricevere molto poco. Io penso che ci sia una specie di come un respingersi, ma tanto più una cosa è vitale in quanto rappresenta la visione delle cose di un artista creativo, esuberante, che si esprime, tanto più, naturalmente sempre con una grande limitazione nel paragone, tanto più un altro tipo creativo si sente bloccato, respinto, come due biglie da biliardo che quando si toccano si allontanano. Io adesso non mi ricordo perché non posso fidarmi molto delle citazioni in generale, non mi ricordo chi è che ha detto che. Quale artista ha detto che i musei, le pinacoteche servono per gli altri, insomma, e non per gli artisti, che per gli artisti è indispensabile la vita, così come vagabondaggio, come esperienza, come nutrimento. Io sono portato a essere d'accordo con questa definizione, ecco, con questa interpretazione del fatto, della possibilità di assimilare il nutrimento artistico realizzato da un altro. E io ho scelto un quartiere, non ho scelto un'opera d'arte, cioè non ho scelto la rappresentazione della visione del mondo espresso da un autore, da un artista. Ho scelto Leur. Perché ho scelto Leur? In effetti questo è un quartiere che mi piace moltissimo. Io non so perché mi piace tanto, ci sono parecchie ragioni probabilmente. Forse la più ovvia è per quel tanto di opera d'arte realizzata, di atmosfera artistica espressa, cioè quel senso di metafisico così che naturalmente è troppo ovvio ricordare la pittura metafisica di De Chirico, ecco, ma Leur ti restituisce questa leggerezza, insomma, come di abitare in una dimensione di un quadro, quindi c'è una carica, un'atmosfera liberatoria, in quanto in un quadro non esistono leggi se non quelle estetiche, non esistono rapporti se non quelli con la solitudine o soltanto con le cose. Quindi questo quartiere mi sembra che suggerisca, ecco, vada a nutrire, vada a stimolare proprio questo senso di libertà, di alibi, questo che di sospeso, questo orizzonte piatto, questa improbabilità. Sono case vuote, case disabitate, edifici creati per fantasmi o appunto per statue, come sono questi qua. Un altro motivo per cui questo quartiere mi affascina è proprio questo senso di provvisorio che c'ha Leur. Sembra di stare un po' come di abitare dentro la Fiera Campionaria di Milano, cioè la sensazione che la mattina ti puoi svegliare e tutto è stato portato via, e tutto è stato sbaraccato. Ecco. Questa sensazione di provvisorio mi sembra che sia psicologicamente, almeno per certi tipi, tra cui mi metto anch'io, sia molto confortante. Io mi sento vivo in un teatro di posa, quindi Leur è il quartiere dove mi sento più vivo. Quando mi domandano qual è la città in cui preferirebbe abitare, e mi dicono Londra, Parigi, Roma, io dico, alla fine se dovessi essere sincero dovrei dire Cinecittà, che è l'unica città dove proprio vorrei abitare. In quanto è una città che mi permette di essere inventata giorno per giorno, un giorno dopo l'altro, in continuazione. Questo è un condizionamento di quella che si chiama una vocazione, ma anche forse una deformazione professionale. Mi accorgo che più vado avanti e meno vedo. Cioè, in definitiva, ma sì, in fondo un vero figurativo è anche cieco, perché non fa che proiettare se stesso sugli spazi vuoti, candidi. Per questo Leur, ancora una volta, è un quartiere che è molto congeniale probabilmente a chi fa di professione così il rappresentatore di immagini. Non per niente, infatti, in questo quartiere ho girato moltissime sequenze dei miei film. È un quartiere, appunto, che per me è anche un teatro di posa. Qui ho girato a Dolce Vita, non so se ti ricordi una scenetta dove Marcello, di professione velleitario, incontra Steiner, un suo amico, un intellettuale, che per lui incarna così una specie di ideale di lucidità, di consapevolezza. E qui trova, dentro questa chiesa, trova Steiner
che sta suonando solo soletto l'organo. Qua, cari signori, ho girato invece una scenettina di Boccaccio 70. In fondo a questa scalinata c'era Peppino De Filippo che rappresentava così una specie di moralista, di censore scandalizzato della corruzione dei costumi. Vediamo anche lunedì? Sì. Ma quel manifesto lo lasciate così, qui? Capisco cosa dice? Eh no, perché questo è un luogo pubblico, qui vengono bambine, bambini, ragazzi, uomini anziani. Ma scusi, un manifesto dove lo vuole mettere in cantina? Pensa cosa, che vita avrebbe adesso quel personaggio lì. Anche su quella terrazza là, su quell'attico terrazza, ho girato qualche inquadratura dell'inizio della Dolce Vita, delle ragazze in bikini con una piscina sull'attico. Vedono avanzare così nel cielo la sagoma di una statua a braccia aperte appesa ad un elicottero che era inizio della Dolce Vita, molti anni fa. Insomma, dove giri gli occhi sono tutti angoli di teatro di posa. Questa infatti è una sensazione un po' strana abitando a Roma. Ogni tanto, tu sai che quando si gira, in definitiva, è come se tu dopo mesi o dopo un anno entri in un teatro e ritrovi una costruzione tua ancora in piedi, te ne meravigli. Spesso Roma mi dà questa sensazione, dico, ma come? C'è ancora la passeggiata archeologica, ma non l'hanno ancora smontata? Le notti di Cabiria è un film che ho fatto tanti anni fa. E spesso c'è il conforto e la sorpresa di trovare ancora in piedi strade, piazze, che ormai dovrebbero essere portate al deposito, ai rifiuti. Ecco, l'Euro mi piace anche perché ha questo aspetto un pochino da stabilimento cinematografico, da studio, cioè spazi vuoti dove tu puoi mettere i tuoi giocattoli, i tuoi dadi, i tuoi cubi. Questa sensazione di disponibilità che c'ha il quartiere mi è congeniale, ecco, mi trovo bene, proprio perché è senza storia. Forse qui il monumento più vecchio è un distributore di benzina del 1965, il resto ti restituisce una sensazione di novità continua, in trasformazione. C'è, è un quartiere che c'è e non c'è. Anche la gente che ti abita ti dà l'impressione di avere una psicologia così asettica, nuova, sconosciuta. Insomma, naturalmente, questo quartiere diventa bellissimo proprio perché sta vicino a Roma, cioè a un chilometro c'è poi la città più antica, più viscerale, più placentare, più confusa, più caotica, più paludosa del mondo. Insomma, c'è l'India, a un chilometro dall'Euro c'è l'India. Ma chi si frega, ma chi si importa, se lo sterlino ci ha messo acqua, e noi è dimo, e noi è fame, ci ha messo acqua e non te pagamo, però noi siamo te, che gli rispondemo in coro, è meglio di credere qualcosa. Forse un altro motivo di fascino di questo quartiere è perché è un quartiere decadente, tutto sommato, perché voleva essere una certa cosa, infatti mi pare che si chiamava Le 42, no? Mussolini voleva fare il quartiere trionfale per celebrare la vittoria insieme a Hitler. Quindi c'è anche il fascino così di una specie di sogno folle interrotto e poi tramutato in un'altra cosa. Forse un altro motivo di conforto di questo quartiere deriva dal fatto che sembra futuribile, ma è un futuribile già conosciuto, quindi un futuro che non angoscia, perché è già scontato appunto un po' dalla pittura metafisica, un po' dai racconti di fantascienza, un po' anche dai fumetti, la semplicità di queste linee, le casette così disegnate come le fanno i bambini, appartengono già a un mondo molto conosciuto e quindi una proiezione in un futuro già domesticato, forse anche questo dà quella sensazione di conforto, tutto sommato, di protezione. Quindi per tutta questa serie di motivi che adesso non saprei più ricordare, è un quartiere che mi piace al punto tale che abito a Piazza del Popolo, come
ma è naturale che sia così, non si può poi stare nelle cose che piacciono, le cose che piacciono si devono soltanto desiderare, fantasticare, aspettarle.